Buonasera e benvenuti anche oggi all'appuntamento con il punto punto web. Oggi inizieremo parlando di libri e poi continueremo invece andando ancora una volta a toccare una tematica che ci riguarda da vicino, chiaramente la pandemia, e parleremo di pandemia, parleremo di vaccini, di terapie monoclonali con il professore Bruno Cacopardo, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. E poi parleremo di teatro, lo faremo attraverso l'iniziativa della compagnia teatrale Ionica e chiuderemo con l'iniziativa della FIDAPA e con la musica. E questa sera lo spazio dedicato appunto alla musica sarà dedicato a Massimo Conti, un autore ripostese che però da anni vive in Germania. Questo è appunto quello che prevede questa puntata pre-pasquale, diciamo. Iniziamo immediatamente però con l'appuntamento settimanale con lo Scomicon di Edoardo Puglisi e andiamo a vedere quello che Edoardo Puglisi ci propone questa sera. Questa sera lo Scomicon di Edoardo Puglisi è una pillola di saggezza. Una pillola di saggezza che appunto così sono state definite così proprio da Ippocrate, il fondatore della scienza medica, vissuto tra il 460 a.C. e il 377 a.C. E in questo caso, appunto, la pillola è camminare è la migliore medicina dell'uomo, appunto Ippocrate. E appunto Ippocrate le definiva così perché erano dei consigli che si sostituivano ed equivalevano a una vera e propria pillola medicinale. Per quanto riguarda appunto camminare, ancora oggi la scienza medica conferma che è una vera e propria medicina. E quale migliore pillola di saggezza se non quella di questa sera, perché adesso con la primavera e le belle giornate, camminare diventa una terapia preventiva e curativa sicuramente da attuare. E quindi ringraziamo lo Scomicon di Edoardo Puglisi, che questa sera è anche un consiglio di salute. Andiamo in apertura subito a collegarci con Sandy Sciuto, giornalista e caporedattrice della sezione Cultura e Spettacolo di Social Up. Buonasera, Sandy. Buonasera Rita e buonasera a chi ci sta seguendo. Come stai? Sto abbastanza bene. Tu come stai? Io sto bene anche se un po' piena dalla pandemia, se mi si permette questa cosa. Però speriamo, la speranza è l'ultima a morire. Sì, quello sì, e appunto a proposito di pandemia e a questo prolungarsi, il probabile anche prolungarsi della zona rossa, noi speriamo chiaramente di no, però in attesa insomma che tutto torni alla normalità, in questo nostro isolamento ecco, preventivo che dobbiamo attuare, Sandy, noi vogliamo invece dare dei consigli questa sera di lettura, perché chiaramente sappiamo che tramite i libri si può viaggiare anche restando fermi in qualche modo. Sì, Rita, è proprio come hai detto, la pandemia ci ha limitato da tanti punti di vista, anche nella cultura, no? I cinema e i teatri sono aperti, però i libri non ci abbandonano mai. E quindi quale miglior periodo se non questo weekend, e tra l'altro con una Pasqua diversa dal solito, da come l'abbiamo immaginata, se non passare le ore in casa a causa zona rossa, leggendo un libro. Con il quale possiamo rivederci anche nelle storie dei protagonisti o anche riflettere o, come dicevi bene tu, viaggiare. E allora andiamo a consigliare dei libri questa settimana. Quali sono, Sandy? Noi questa settimana abbiamo anche una novità. Oltre ai libri consigliati c'è anche quello sconsigliato. Sì, abbiamo deciso di mostrare anche il mio lato cattivo e lo faremo con molto piacere. Allora, io andrei di seguito a parlarne. Ti dico già adesso che ho scelto tre libri che hanno tre tematiche diverse. Partiamo
Partirei con il nuovo libro di Michela Murgia, Stai zitta, edito da Einaudi. Più che un romanzo, io lo definirei un vero e proprio saggio, perché Michela Murgia parte da un'esperienza personale, ovvero quell'episodio in cui Raffaele Morelli, durante una diretta radio, le dice di stare zitta, per analizzare tutte le frasi che in questo periodo, in questi anni, le donne si sentono dire. Quindi non c'è solo l'analisi di stai zitta, ma anche del famoso brava, del signora, signorina, dell'usare l'articolo determinativo prima del cognome per le donne, ciò che non accade all'uomo. Il libro cosa cerca di esprimere? Che in realtà siamo ancora, nonostante sia il 2021, in un sistema patriarcale, in cui la donna viene subordinata, viene considerata inferiore, a volte viene considerata come oggetto. E siccome si ha questo tipo di concezione, le parole, le frasi, le espressioni che vengono utilizzate spesso sono di subalternità. Ed è un libro davvero molto interessante, non tanto per le donne che sicuramente si ritroveranno, come mi sono ritrovata anch'io, nelle proprie esperienze personali, ma anche e soprattutto un libro per gli uomini, perché gli insegna dove sbagliano e a riparare al modo di parlare e al linguaggio da utilizzare con le donne, sia sui luoghi di lavoro sia nella vita privata. Ah, quindi è anche un libro educativo. Ma io direi di sì, io gliel'ho ritrovata, infatti mia personale idea è di regalarlo agli amici che avrò e che ho. Di sesso maschile per fargli notare effettivamente dove sbagliano nella vita di tutti i giorni, nel dialogare, nel confrontarsi con le donne. E tra l'altro, l'ultimo capitolo è molto interessante perché Michela Murgia spiega il motivo per cui ha scritto il libro e cerca in un qualche modo di dare una soluzione. Non lo svelo, Rita, perché ovviamente toccherà al Certo. lettore scoprirlo. Però è davvero un libro molto interessante ed è anche ai primi posti in classifica. Chiaramente, mi hai incuriosito, senti, beh, come sempre, tutti i tuoi consigli fanno sempre breccia. Andiamo avanti. Vado al secondo, è un esordio letterario, si tratta di Paolo Milone, L'arte di legare le persone, anche questo edito da Einaudi. Ti dico che è un esordio letterario perché Paolo Milone non fa lo scrittore, ma fa lo psichiatra. Nell'ospedale di psichiatria del reparto di psichiatria di Genova e lo fa da oltre 30 anni. E in questo libro, che è un vero e proprio esperimento, lui non fa altro che raccogliere tutti gli aneddoti che ha vissuto in tutta la sua carriera lavorativa. Non è un romanzo, non è scritto con la prosa classica, ma vi sono proprio degli aneddoti che riguardano vari aspetti della malattia in sé, no? Quindi dei pazzi. E pagina dopo pagina, il modo in cui è stato scritto e anche le esperienze che vengono raccontate catturano il lettore. Io ne sono rimasta davvero affascinata dal modo in cui racconta ciò che è la pazzia, la follia, in una maniera però poetica, anche emozionale e anche molto suggestiva. Quindi è un libro che consiglio e che ha fatto molto parlare di sé quando è stato pubblicato e farà ancora parlare di sé, perché finalmente si parla anche di un argomento molto sottovalutato per certi aspetti tabù. E poi passerei al terzo libro, che in questo caso ho scelto una chicca e ti spiegherò pure perché. Si tratta di Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza, e in questo caso il libro è stato edito da Mondadori. Perché ti dico che è una chicca? Perché il libro, come dice la copertina, è candidato al premio Strega. Una settimana fa sono stati indicati i 12 finalisti del premio Strega e tra questi c'è proprio Teresa Ciabatti. Non è la prima volta di una candidatura al premio Strega, era già accaduto con La più amata. E stavolta Teresa ritorna con un nuovo libro che è difficile da spiegare così su due piedi, perché si può dire che è un vero e proprio esercizio di stile unito ad un flusso di coscienza. Cerco in breve, Rita, di farti capire di cosa si tratta.
Il libro è scritto in prima persona. A volte sembra che sia l'autrice che racconta delle cose, ma siccome sono cose, esperienze, eventi, pensieri che nessuno direbbe mai, allora lì ti sorge il dubbio se cosa è reale e cosa è finzione di quello che va a raccontare. Il libro però prende spunto dall'incontro che la protagonista ha con una vecchia compagna di scuola, con la quale durante l'adolescenza erano a stretto contatto, in simbiosi. Da lì vi è il racconto sia del passato, quindi di come questa, la conoscenza di questa ragazza e anche della sorella abbiano inciso nella vita della protagonista e di come lei si sentisse inferiore rispetto a loro, la bruttina, l'amica di comodo. Poi però lei è diventata famosa perché è diventata una scrittrice di successo e quindi rincontra la vecchia amica. Dopo, e non solo rincontra la vecchia amica, ma rincontra anche la sorella, e da lì ci saranno risvolti molto interessanti. Non solo, ma nel libro la protagonista ha anche un rapporto abbastanza particolare, se non conflittuale, con la figlia adolescente. Non si capisce bene se è un libro autobiografico della Ciabatti o se è un misto, o se in realtà è una storia completamente inventata. Fatto sta che, sia per come è stato scritto, sia perché la storia lascia davvero incuriositi e con l'eterno dilemma se è autobiografico o no, il libro ha colpito i grandi lettori del Premio Strega che hanno deciso di candidarla. E te lo dico qui che è ancora aprile, il 2 aprile, si sapranno i 5 finalisti del Premio Strega solamente a giugno, che per me Teresa Ciabatti sarà nella cinquina del Premio Strega, dei finalisti. Prima di sapere il vincitore, insomma. Insomma, un pronostico importante che ci ricorderemo oggi e poi verificheremo. Effettivamente, da come l'hai raccontato, una trama complessa che comunque tu semplifichi sempre perché appunto riesci ecco, ad andare al cuore della storia, però effettivamente una trama, sembra insomma una trama complessa. Sì, perché si toccano tantissime tematiche, quindi anche spiegarlo in pochi minuti è abbastanza difficile, però spero di aver dato ottime motivazioni per magari leggerlo e poterlo suggerire, insomma, anche ad altri amici o regalarlo. E poi Rita, siamo finalmente al momento novità di Siamo questa. al momento cattivo, al momento un po' cattivello, dai. Ecco, il momento cattivello, ho scelto questo libro che è di Mattia Ollerongis, Mancherai all'infinito. Allora, ho scoperto Mattia Ollerongis su Instagram, così per caso, mentre cercavo frasi, ispirazioni, riflessioni, mi sono imbattuta in questa pagina molto ben seguita e molto anche ben fatta. C'erano molte poesie, molti scritti e mi sono appassionata. Allora ho deciso di leggere questo libro, Mancherà all'infinito. E in realtà è stata una vera e propria tragedia, perché il libro è risultato poi un po' banale, racconta la storia di adolescenti, soprattutto di un ragazzo e di una ragazza che si innamorano, ma all'improvviso la ragazza decide di lasciare il ragazzo senza dargli spiegazioni. Lui scoprirà dopo il motivo e farà un viaggio fino a Barcellona, che era il posto dove voleva andare con lei, per scoprire in realtà quanto lei lo amava veramente. Non ti dico qual è il motivo per cui lei lo ha lasciato, ma una volta che lo scoprirai, capirai perché non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per la trama, che non è per niente originale, e ricorda molto i libri di Moccia e anche di Fabio Volo. Non mi è piaciuto lo stile in cui è scritto perché è molto elementare, e quindi credo che sia solo un libro con uno sfondo prettamente commerciale, è un libro per teenagers. L'unica cosa che salvo sono le parti poetiche che ci sono all'inizio di ogni capitolo. Poi per il resto no, perché manca di struttura, di sostrato, di sostanza, insomma. Però, senti, comunque sei arrivata alla fine, no? Mentre tutti noi abbiamo dei libri che poi magari lasciamo a metà perché poi non ci prendono più. Comunque, sei riuscita in ogni caso ad arrivare alla fine.
Sono arrivata alla fine, Rita, perché a volte quando mi trovo davanti ad una cosa brutta voglio capire quanto è brutta fino in fondo, fino alla fine. Quindi sono arrivata alla fine e ti dico pure la verità, che a volte a me capita di immaginare come può finire un libro. Avevo già immaginato come sarebbe finito questo libro a metà libro. E vedere che avevo capito come stesse andando è stata per me anche riderci poi su, no? Su come fosse banale e retorico. E niente, quindi insomma Disavventure da lettrice, però posso rassicurare quanti ci stanno seguendo che anche io, come molti, a volte inizio libri, li lascio lì perché. Non sempre i libri possono essere letti in qualsiasi periodo della vita, c'è un libro per ogni momento della vita. Questo però è uno di quei libri che per quanto mi riguarda in qualunque periodo della vita avrei eliminato. Carta bene. straccia. Ok, questo è chiaro, benissimo. Va bene, va bene. E allora, senti, allora, cos'altro aggiungere? Insomma, siamo appunto a ridosso delle festività, cioè della Pasqua. Abbiamo dato questa classifica. Insomma, qual è la speranza per questa primavera estate? Rita, le speranze sono tante in realtà, perché da un anno che abbiamo imparato a vivere in un modo diverso, abbiamo capito che quello che noi ritenevamo banale, che era la normalità, la routine di tutti i giorni, in realtà era la cosa più bella che avevamo. Quindi la speranza qual è, Rita? È che anche noi, come Italia, ci diamo una mossa a livello di campagna vaccinale, di vaccini, come è accaduto in Israele o come sta accadendo in tanti altri stati, che iniziamo veramente a velocizzare il tutto e a far sì che entro giugno, entro luglio, almeno 3/4 della popolazione italiana sia vaccinata. E fa molto riflettere anche quello che è accaduto oggi con Chiara Ferragni e con la nonna di Fedez. È come se l'Italia cambiasse per non cambiare mai e fa veramente male, fa veramente arrabbiare. Quindi la speranza è che per l'estate possiamo davvero ritornare a uscire fuori, ritornare nei locali, ritornare a bere con gli amici, fare cose semplici alle quali eravamo abituate. Bene, Sandy, noi ti ringraziamo e chiaramente è inutile dire che questa è una speranza comune e che naturalmente condivido ogni parola di quello che hai detto e chiaramente bisogna puntare sulla campagna vaccinazione per poter finalmente insomma, poter tornare alla nostra normalità, che però insomma, ci siamo accorti, come dicevi, che non era poi tanto scontata e banale. Grazie a questi consigli di lettura, come sempre preziosi. Io ti ringrazio a nome della redazione e grazie di collaborare sempre attivamente con noi e tanti auguri, insomma, di buona Pasqua. Alla prossima. Grazie a Sandy Sciuto. Grazie Rita a te, alla redazione, a quanti ci stanno seguendo e auguri di buona Pasqua, che non siano solamente parole, ma che veramente ci sia la risurrezione dei cervelli, ma anche di un'Italia che finalmente si svegli davvero. Quindi grazie e buon proseguimento. Grazie a te. E adesso andiamo avanti, appunto, come sappiamo in questo periodo, da diversi mesi il teatro vive un periodo particolarmente buio, perché da tempo si sono spente le luci sui palcoscenici e come appunto dicevamo prima con Sandy Sciuto, insomma, non c'è rimasto
molto spazio per esercitare la nostra fantasia, la nostra libertà di espressione. La compagnia teatrale Ionica però si è inventata un modo per far sì che il contatto col pubblico non venga del tutto reciso. E vediamo cosa stanno facendo. La pandemia ci ha tolto e continua a toglierci tante cose, fra queste il teatro, che è un immenso patrimonio dell'umanità, arte che le racchiude tutte, spazio di espressione e cura anche per la nostra interiorità. Il teatro manca a tutti, a chi ne fruisce e a chi lo fa. La compagnia teatrale Ionica, allora, in questo lungo periodo di sospensione forzata, non ha voluto fermarsi del tutto. Sta preparando un impegnativo e corale spettacolo teatrale, ma in attesa del giorno in cui lo si potrà finalmente mettere in scena, non ha voluto interrompere il contatto col pubblico e lo sta facendo attraverso dei piccoli teaser che anticipano qualcosa della storia del povero Piero e mantengono viva la nostra curiosità. Non ditemi niente! Coraggio, capisco il tuo dolore, ma sei forte! No! Sii uomo! No! Ora tuo cognato è lassù, che ti guarda e ti benedice. No! Lasciatemi stare, voglio morire! Lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare! Sì, la compagnia Ionica fondamentalmente ha cercato di non fermarsi con tutti quelli che sono i limiti dati dalle prescrizioni anti-Covid, chiaramente. Nei momenti in cui sembrava che la pandemia stesse rallentando e quindi le misure erano meno strette, noi abbiamo fatto in modo comunque sempre di vederci, sentirci, però chiaramente si capisce per noi amatori del teatro, non poter stare insieme, non poterci vivere il teatro dal vivo, non sarà, no, non rende l'operazione agevole e fattibile. Nonostante ciò, abbiamo continuato le prove dello spettacolo Povero Piero. Questo perché comunque è uno spettacolo che prevede 22 attori e quindi ci permette di essere comunque come compagnia spesso, di non perdere i contatti, ecco, di stare comunque insieme, sempre rispettando quelle che erano le misure fino a settembre. Poi purtroppo abbiamo dovuto smettere e quindi abbiamo pensato, anche per noi, per cercare di mantenerci in allenamento, di fare questa serie di piccoli trailer che spiegano in maniera anche divertente quello che sarà il prossimo spettacolo della compagnia teatrale Ionica, che speriamo possa essere quanto prima possibile. Mio marito ha lasciato scritto chiaro e tondo che si deve dare notizia solo ad esequie avvenute. Ma è De Magistri! De Magistri? Ma chi è De Magistri? Un amico del povero Piero, ma non era mai venuto in casa nostra. Avrà saputo e viene per le condoglianze. Sara Minardi è regista di questo spettacolo che la compagnia teatrale Ionica sta portando in scena delle prove che durano da molto tempo e per via chiaramente del periodo. E come si è scelto di mettere in scena questo spettacolo che è anche molto complesso? Sì, è molto complesso dal momento che è veramente una compagnia numerosissima, ricchissima, ricchissima dal punto di vista umano, intendo, no? Però la risolviamo tutti molto volentieri, nel tempo che abbiamo a disposizione per lavorarci, ma per giocarci più che altro, ecco, col senso del gioco. Poi la messa in scena sarà corale, sarà molto ritmica, molto divertente, perché innanzitutto è una storia divertente, al di là dei temi che tratta, di cui magari accenneremo, ma è una commedia con un ritmo frenetico e con tanta musica anche in sottofondo, quindi, che dà la spinta agli attori, ma allo stesso tempo anche a chi segue.
moderatamente, cioè con un uso moderato della musica, ma costante, ecco. Quindi poi ci divertiremo anche il giorno in cui tutto questo sarà possibile, cioè tornare alla riapertura e tornare in scena. Ci divertiremo tantissimo con le luci e con il gioco del teatro, così come sempre. Come sempre. Quali sono i temi? Allora, lo dico ridendo, ahimè, perché visto il periodo che stiamo passando, ci sarebbe poco da ridere, e con tutta la serietà del caso. Questa commedia parla fondamentalmente della morte di un signore, più o meno improvvisa, e quindi quello che questo provoca in tutti gli esseri umani, naturalmente visto anche un po' con ironia dal punto di vista dell'autore, da Achille Campanile. C'è un problema di fondo che questo signore ha lasciato scritto, che in nessun modo vuole che si sappia la notizia, soltanto dopo aver eseguito le esequie funebri. Invece la notizia si diffonde attraverso degli equivoci, vari equivoci, eccetera, e allora ne nascerà veramente un gioco di fraintendimenti e di equivoci madornale, che porterà, spero, a un grandissimo divertimento. Perlomeno noi che lo facciamo ci divertiamo, speriamo che sia la stessa cosa poi per chi un giorno lo vedrà, ma di solito a teatro c'è questa cosa che è quasi scientifica: se io mi diverto, allora chi mi guarda si diverte. Quindi, però bisogna dire una cosa: si parla sempre di quello, di quella parola lì, di quella signora vestita di nero lì, però per fortuna magicamente in questa commedia, ed è raro nel teatro, non muore proprio nessuno, anzi, dice, ma il signore di prima, allora il signore era una morte apparente, tornerà in vita, e quindi troveremo di nuovo un'altra commedia di equivoci e di situazioni incredibili, assurde, perché di teatro dell'assurdo stiamo parlando, del grande teatro italiano dell'assurdo degli anni 30-40, magari noi lo attualizziamo, perché voglio leggere tutto con gli occhi dell'uomo di oggi, ed è possibile tutto per sfatare e demistificare un po' questa cosa che è la morte, che si fa presente, eccetera eccetera. Adesso non voglio poi drammatizzare, però ecco, è presente nella nostra vita in questo momento più che mai, e un giorno noi potremo anche serenamente, con tutto il rispetto, sorridere perfino di questo, possibilmente. È un modo anche appunto per esorcizzare questo periodo, e quanto c'è bisogno di teatro? C'è sempre stato, ce n'è e ce ne sarà sempre bisogno di teatro. Il teatro vive da sé, indipendentemente da noi, dagli uomini, dalle persone, dai registi, dagli attori. Mi si stanno appannando tutti gli occhiali gradualmente, va bene. Il teatro ci sarà sempre, indipendentemente da tutto. Poco importa se poi finisce dentro una struttura teatrale con dei posti, o per strada, o in un anfiteatro antico. Il teatro ci deve essere, il teatro è nella vita, è in mezzo alla vita. Noi stessi facciamo teatro nella vita, più o meno consapevolmente, ecco. Quindi il teatro vive da sé. C'è sempre bisogno, ce ne sarà sempre bisogno adesso, quando riapriremo, quando tornerà tutto alla normalità, e dopo ancora. Ah, com'è complicato vivere! Anzi, morire! E c'è il sopravvivere! E c'è da far venire un accidente a questa povera gente con un fax per dire che Piero è morto! Naturalmente non bisogna dare con brutale franchezza la notizia del decesso. E allora scriviamo come si usa in questi casi. Piero, gravissimo, venite subito. Lola, tu sei una brava ragazza, ma non rifletti mai prima di parlare. Tanto vorrebbe faxare Piero morto. E per non allarmargli. Benedetta figliola, ma si sa che quando si scrive gravissimo vuol dire morto. Tu stessa poc'anzi hai detto come si usa in questi casi. E allora faxiamo Piero non bene, venite subito per non allarmargli. E questo appunto è il modo in cui la compagnia teatrale Ionica sta cercando di non
di non tagliare appunto il filo con il proprio pubblico e ci sta riuscendo bene. Noi li ringraziamo per essere sempre molto creativi e soprattutto stanno approntando uno spettacolo corale particolarmente complesso e quando verrà messo in scena sarà anche proprio una vera e propria festa, anche un atto liberatorio in qualche modo che segnerà speriamo la fine ecco, di questa pandemia e delle restrizioni cui appunto è soggetto il teatro. E adesso stacchetto e poi andiamo alla seconda parte del nostro programma. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. E adesso andiamo a parlare di musica, come promesso lo facciamo con l'autore Massimo Conti, che è in collegamento con noi. Buonasera Massimo. Buonasera Rita, come va? Abbastanza bene, come va? Benissimo, grazie. Allora, sentiamo un lieve fruscio, forse è un, vediamo un pro, non so se è un problema nostro. Posso provare a parlare di nuovo? Vediamo. Va bene. Probabilmente il volume è leggermente troppo alto. No. No. Va bene. Ok. Vediamo, prova di nuovo Massimo a parlare. Provo di nuovo a parlare. Ok. Niente, il fruscio continua, quindi c'è proprio forse un problema di audio, ma comunque ti sentiamo abbastanza bene. Allora, Massimo Conti, ripostese, vive fra la Germania e Riposto, è appunto classe 1970, dopo la maturità professionale conseguita presso l'Ipsia di Giarre, ha conseguito la laurea in filosofia e germanistica all'Università di Hannover in Germania. Attualmente appunto Massimo vive ed insegna in Germania presso un istituto superiore tedesco e appunto vive fra la Germania e l'Italia. Allora, intanto arriva anche qualche messaggio, perché ricordiamo chiaramente che siamo in diretta, potete interagire con noi tramite la nostra pagina Facebook, il punto punto web. La Spina Elisa, che ci ha salutato già all'inizio, che noi salutiamo, appunto fa tanti auguri agli attori e li invita a resistere, e appunto sono già diversi mesi di sospensione forzata. E chiaramente rivolgiamo anche noi questi auguri e questo invito alla resistenza, diciamo. Allora, Massimo, intanto diciamo, quando inizia l'amore per la musica e per la scrittura di testi? Volendo, molto presto, diciamo dal 90 in poi. Io nasco come autore più che altro di scrittura, ma ho da sempre conosciuto musicisti, cioè significa soprattutto il mio amico Luigi Tipino, che molti conosceranno come il cantastorie, ma che già ai tempi faceva musica anche di altro genere. Poi personaggi come Pino Catanzaro, Carmelo Mille, sono stati amici che mi hanno insegnato chi un accordo, chi un fraseggio musicale.
Per cui ho sempre scritto testi, ho accompagnato per esempio Luigi nelle varie fasi del suo sviluppo poliedrico, scrivendo testi a volte in italiano, a volte in siciliano, a volte in inglese. Persino abbiamo un pezzo di tedesco inserito in una sua canzone un po' particolare. E quindi è da molto tempo, diciamo, che la musica mi accompagna e io accompagno la musica. Questa adesso invece è un'altra esperienza completamente nuova per me, perché ho scritto sia la musica che il testo. Mi sono avvalso, diciamo, di questi vecchi amici, come dicevo, Luigi, Gino Catanzaro, e nuovi amici come Daniela Mannino, e giovani amici appunto come Daniela Mannino, Rosario Mar, che mi hanno aiutato moltissimo con gli arrangiamenti dei. E infatti Gino Catanzaro scrive: grande Massimo, un saluto da Gino e Orazio Catanzaro. E appunto dicevi che proprio durante il lockdown è partita questa la scrittura, quindi anche della musica, quindi hai avuto più tempo, ti sei cimentato appunto anche nell'accompagnamento musicale. Esatto, ho scritto, diciamo, 16 testi, 16 canzoni con la chitarra, con quei quattro accordi che si può fare, mi hanno insegnato gentilmente, come detto, negli anni. Non sono però un cantante e quindi ho registrato questi pezzi durante l'ultimo lockdown, cioè il primo lockdown, diciamo quello dell'anno scorso, del 2020. Avevo molto tempo a disposizione e ho provato a fare questa esperienza. Poi, una volta completata questa fase, posso queste canzoni a Luigi, qui vediamo Gino e Marco, che mi hanno ritenuti, diciamo, meritevoli di essere arrangiati, e quindi ci siamo avviati su questo. Anche Daniela Mannino, presente nel gruppo, che bisogna veramente vedere come un progetto in cui si prestano le voci, perché la mia non so cantare, quindi non lo faccio. Qual è, Massimo, il filo conduttore dei diciamo, se c'è un filo conduttore in questi brani? Sono circa 16 quelli che hai realizzato, di cui hai realizzato testo e musica. Esatto, ma il filo conduttore sono io. Ci sono diverse sfaccettature mie che giustamente vengono sempre in primo piano, ma soprattutto nasco come autore e quindi scrivo per temi. Cioè, quando mi viene un'idea, io sviluppo una certa tematica. Può essere la separazione, può essere il ritrovare un grande amore, può essere anche un ragazzo che vive esclusivamente davanti al computer, anche un testo del genere, si chiama Avatar, testa di cuoio, che parla proprio di un ragazzo che non fa altro che giocare al computer e vivere in un altro mondo. E quindi le tematiche sono molto varie in base a... Ok, abbiamo questo... avevamo perso l'audio. Quindi abbiamo tematiche appunto varie, come ci hai detto. Andiamo a sentire una di queste canzoni, nello specifico quella cantata da Luigi Di Pino.
Forse potresti restare se vuoi, deliberare un po' di tempo per noi. Ho bisogno di dirti qualcosa prima che vai, ma le parole sono silenzi oramai. No, non resterai, perché no, non resti mai. Fermarti non saprei, non so, forse potrei. Non so, forse potrei, non so. E forse so chi sei, quel soffio di vento che entra e che esce nello stesso momento. Vorrei parlarti anche se non ti parlo, incasinare il mondo per raccontarlo, per una tua reazione ti provocherei e per un attimo soltanto ti fermerei. No, non resterai, perché no, non resti mai. Fermarti non saprei, non so, forse dovrei, non so, forse dovrei, non so. E forse so chi sei, quel soffio di vento che entra e che esce nello stesso momento. E forse so chi sei, quel soffio di vento che entra e che esce nello stesso momento. No, non resterai, no, non resti mai. No, non resterai, perché no, non resti mai. No, non resterai, perché no, non resti mai. Sento, non so se mi senti tu. Prova a parlare, vediamo se si è risolto il problema. Prova, 1, 2, 3. Ti sentiamo, ti sentiamo. Ah, perfetto. E forse meglio togliere questo. Comunque, mi lascialo, va bene così. Allora, dicevamo, questa appunto è la canzone che hai fatto interpretare a Luigi Di Pino. Sì. Forse avrai notato che ci sono alcuni aspetti filosofici che si mettono in questa canzone, perché appunto cerca di cogliere l'attimo fuggente
del dubbio in questo caso, dove c'è quasi una volontà che vuole trattenere qualcuno, ma dall'altra parte non sa se sia bene farlo e cambiare il modo di vivere in cui si trova. Certamente è un momento importante dove ognuno deve prendere una decisione. Ho cercato di farlo intendere soprattutto nel forse dovrei o forse potrei. Queste sono, diciamo, i due cardini in cui uno in genere si chiede: ah, forse potrei fare questo, forse dovrei fare questo. Ma alla fine nella canzone non c'è una decisione presa del tutto e che resta aperta. In ogni caso è come appunto un soffio di vento che entra e che esce nello stesso momento. Tu, Massimo, sei appunto un professore di filosofia. Come si coniuga la tua professione alla passione per la musica? Ma ho sempre pensato che studiare letteratura è stato importante per imparare il come scrivere. Allo stesso momento penso che sia importante anche avere qualcosa da dire o comunque avere dei pensieri sensati. Penso che la filosofia mi dia questa ampiezza comunque di temi che si possono affrontare, e quindi la filosofia sicuramente nei miei testi c'è sempre, questo è sicuro, non c'è niente. C'è una grande amicizia ti lega a Luigi Di Pino da tantissimi anni. Sì, cosa vi uccide? Ti avevo mandato una foto appunto degli anni 80, dell'anno 89, in cui ci sono io, Gino e Luigi, e nei nostri tempi Luigi al centro, a sinistra c'è Gino e io sono quello più alto, diciamo, solo nella foto però sono più alto, in cui avevo i capelli molto lunghi, sì. Prego. Sì, sì, dico che tu non hai mantenuto, mentre invece Luigi ancora continua. Sì, anche Gino continuo. Io sinceramente li ho tagliati da poco. Li ho tagliati. Tu sei perché lavori appunto, sei un autore, quindi ci sono anche dei testi di poesie. Uno dei altri testi, uno dei più noti qui in zona è il testo Piccolezze, un teatro contro la mafia. E poi l'ultima sillage poetica invece è Consuete anomalie. Sì, anche una esperienza importante quella dove ho cercato di raccogliere diciamo le mie ultime poesie, ma anche quelle più remote, diciamo, Consuete anomalie, è diciamo la prima silloge poetica che io pubblico tramite un editore vero e proprio, in cui che diciamo ha una distribuzione più europea tramite Amazon e tramite tutti i canali possibili. È stata un'esperienza interessante, anche se subito dopo la pubblicazione, che è stata gennaio-febbraio dell'anno scorso, si è subentrati nel lockdown e quindi non sono riuscito a fare una presentazione decente di questa silloge. Spero che prima o poi la possa fare. Collaboro a Riposto, per esempio, anche con la passeggiata letteraria ripostese, con cui ho fatto alcune cose. Sicuramente prima o poi qualcosa la dovremmo fare. Andiamo a vedere appunto anche la copertina di questo libro, Consuete anomalie.
Sicuramente, insomma, recupererai questa presentazione che non ti ho potuta fare adeguatamente. Veramente. Andiamo a sentire adesso uno stralcio dell'altra canzone che invece hai affidato alla bravissima cantante Daniela Mannino. In fondo agli occhi tuoi un'anima di cristallo che scrive questa nostra storia come un giallo, una contorta trama di nuvole salate, inverni senza fine, di voglia d'estate. Una contorta trama di nuvole salate, inverni senza fine, di voglia d'estate. Intorno ai tuoi occhi riscrivo la mia vita, mentre ti respiro vivo muoio quando sei svanita. La fine della strada non è fine della vita, passeggiando insieme a te non sarà mai una salita. Le tue parole pietre sono in quietudine, ma la tua fantasia disperde poi l'abitudine. Ogni tua frase ha una logica tutta sua, che in breve poi diventa una formula per magia. Ogni tua frase ha una logica tutta sua, che in breve poi diventa una formula per magia. E questa era l'altra canzone, quella appunto cantata e interpretata da Daniela Mannino. Sì. Anche qui vediamo che ho cercato di sviluppare un tema ben preciso, che è quello della scrittura intorno agli occhi, o scrivere la storia come un giallo. Tutte queste immagini sono prese in prestito, diciamo, dell'ambito della letteratura, trama, quindi sono idee, appunto, che come dicevo, sviluppo con quello che so fare più che altro. Ma anche qui vediamo, abbiamo sentito che Daniela Mannino riesce a rendere la canzone molto bella, almeno per me. Sì, sicuramente, ma è importante la voce. Tu, Massimo, quando ti cimenterai anche nell'interpretazione di un tuo testo? Speriamo mai, cioè, no, speriamo mai. Mi è stato anche vietato, diciamo, chi sta vicino, dice, non cantare, per favore, non cantare, non farlo, perché no, e poi avendo questi amici vicino è difficile, cioè, forse potrei, oggi ne parlavo proprio con Cino, dice, ma perché anche tu non registri una canzone? Gli ho detto due ragioni. Uno, non riuscirei mai a cantare la canzone dall'inizio alla fine perché mi manca il fiato. Due, non riuscirei a suonarla dall'inizio alla fine con una chitarra perché non sono capace, cioè, no, non ho quella scioltezza. Ancora non te la senti, ma nulla esclude, insomma, che come hai scritto adesso la musica per questi testi, nulla esclude che un giorno potrai anche interpretarli. Invece, quali sono i progetti futuri, Massimo? I progetti futuri sono continuare con Rosario Tomarchio nel suo studio, di continuare a registrare con il supporto appunto di Gino, di Daniela, di Luigi. C'è anche un altro amico che si è aggiunto, che è Claudio Calandra, che vive in Germania, che
che sta lavorando, diciamo, al terzo pezzo insieme a Saro, quindi ho creato questo ponte culturale, oggi la tecnologia lo permette, che Claudio canti in Germania, mentre Gino, Saro, Luigi si occuperanno della musica nello studio a Giarra. E i progetti, invece... scusa, dimenticavo, abbiamo ascoltato due canzoni, queste due canzoni vorrei anche supportarle da un video, e quindi spero che Luigi troverà prima o poi il tempo di fare questo video, come Daniela pure possa riuscire a fare questo video, perché ormai è difficile senza. Sicuramente, infatti, sicuramente lo troveranno il tempo, vedrai. E in chiusura, Massimo, ti chiedo invece cos'è per te a livello personale proprio scrivere, esprimerti tramite la scrittura. Ma sicuramente è un modo di vivere, perché io spero di scrivere quello che sento e di dire quello che penso. Sono cose che per me sono inscindibili. Cioè, non riuscirei a scrivere cose che non sento del tutto, o almeno che non abbiano un po' di senso, perché la mia filosofia me lo vieta di scrivere cose troppo banali. Massimo, prima abbiamo accennato alla situazione, chiaramente abbiamo parlato della situazione del teatro in Italia, in Germania invece gli spettacoli, ecco, quando riprenderanno? Ancora è scritto nelle stelle, perché in Germania la Merkel ha prolungato il lockdown fino al 18 di aprile. Lì si sa purtroppo qualche giorno prima come andrà a finire. Anche adesso, quando rientrerò a scuola, sono già cambiate le regole, perché adesso vogliono che i test siano fatti da tutti obbligatoriamente. Il problema è per me come insegnante, che questi test li devo fare io agli alunni, e rende la cosa molto complicata, diciamo. Test di che genere? Sarebbero quello che qui chiamano tamponi. Ah, ok. Quindi... Sì, sì. I tamponi vengono fatti dagli insegnanti agli alunni. Okay, okay. Però gli insegnanti stessi non possono utilizzare questi tamponi, lo devono fare altrove. Ah, ho capito. Cioè, okay. Un po' assurdo tutto, perché anche bisogna capire, forse in chiusura solo, la scuola è separata regionalmente dallo Stato, cioè ogni regione può fare quello che vuole nella scuola, e questo comporta che ogni regione appunto ha le proprie regole. Ho capito. Bene, Massimo, quindi tu al momento sei comunque a riposto, sei qui. Mi hanno fatto partire, sono negativo, quindi mi è stato concesso di venire. Fino all'ultimo giorno comunque non potevo saperlo se veniva o meno, ma dopo quasi un anno di assenza ho risentito, anche se resto in quarantena nella mia casa qui a riposto, però almeno sono a riposto e guardo lei. E beh, ne approfitterai per dedicarti appunto alla musica, insomma. Grazie a Massimo Conti per averci fatto conoscere quest'altra realtà che abbiamo appunto a due passi, un altro autore ripostese. E speriamo, insomma, di ritrovarci, magari la prossima volta andremo a sentire qualcun altro dei tuoi pezzi. Grazie. Io ringrazio veramente per questa opportunità di presentare in anteprima questi due pezzi che nessuno ha mai sentito finora, e non sono anche in circolazione ancora. Questa è proprio la prima
Quindi proprio in esclusiva e in anteprima li abbiamo avuti. Allora, grazie doppiamente. Grazie a Massimo Conti e anche a te facciamo tanti auguri di buona Pasqua. Sì, anche al prossimo. Bene, adesso stacchetto e andiamo poi in videocollegamento con il professore Bruno Cacopardo. Andiamo adesso a collegarci con il professore Bruno Cacopardo, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Buonasera professore, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, questa sera andiamo innanzitutto a parlare in primis di vaccini. L'Italia ha iniziato la vaccinazione il 31 dicembre del 2020. Ad oggi sono il totale delle somministrazioni è di 10.591.038, almeno quelle che hanno fatto le somministrazioni quantomeno delle prime dosi. Mentre adesso andremo a vedere anche il grafico che ci dirà invece che sono poco più di 3 milioni le somministrazioni di 3.318.983 le persone vaccinate con entrambe le dosi. Professore, andiamo a capire un po' di più per quello che riguarda appunto i vaccini. Se ne parla quotidianamente insomma c'è un po' di confusione nella popolazione, fra la popolazione. Ma i vaccini, il discorso sui vaccini lo dividerei in due componenti. Una componente è legata alla procedura vaccinale. Io devo dire la verità, la procedura vaccinale che era iniziata in maniera steppante, rallentata, eccetera, ora sta procedendo con una buona rapidità, con una buona velocità, abbiamo preso la mano e come avete visto voi la Sicilia sta procedendo forse meglio di regioni che invece ci aspettavamo fossero in testa nell'attività vaccinatoria. E quindi ci stiamo comportando bene noi in Sicilia, si sta comportando bene dopo un inizio rallentato un po' tutto il sistema Italia vaccinatorio. 10 milioni di prime dosi non è una quota, è una quota ancora bassa per raggiungere quella soglia del 70% che credo ci consentirà di respirare. Però è una quota interessante perché dimostra che un'attività è stata svolta con grande intensità. Guardate che non è tanto semplice l'operazione vaccinale, è un'operazione che tira via una ventina di minuti complessivamente fra anamnesi, perché da un lato si richiede anche, da un lato chiediamo la rapidità nel vaccinare, ma dall'altro lato chiediamo anche una particolare attenzione anamnestica nello stabilire se ci sono precedenti allergici o comunque precedenti patologici che possano ostacolare la vaccinazione. Quindi per quelli che sono i ritmi vaccinali possibili, sostenibili, io dico che stiamo lavorando bene un po' tutto in tutti i territori e che il sistema sta funzionando abbastanza bene. Poi c'è un secondo discorso. Ho detto che dovevamo dividere in due elementi. Il secondo discorso è legato alla tipologia dei vaccini utilizzati. Abbiamo diversi modelli vaccinali. Il modello vaccinale più nuovo, più interessante, io direi geniale dal mio punto di vista, che è un punto di vista scientifico, è quello del vaccino a RNA messaggero. Il vaccino a RNA messaggero ha delle implicazioni veramente futuristiche, estremamente interessanti, estremamente brillanti, con pochi eventi avversi. Il tempo ha dimostrato che in barba a quanto si diceva sugli RNA messaggeri, sull'impatto genomico,
che è veramente una cosa assolutamente fantascientifica, che in realtà gli RNA messaggeri vengono degradati rapidamente, pochi minuti dopo essere entrati in azione, dopo aver svolto la propria attività. Come vedete, i vaccini Pfizer, che sono quelli ad RNA messaggero, vengono addirittura invocati dalla popolazione dopo che in un primo tempo erano stati un po' sbertucciati o indicati come pericolosi proprio per il meccanismo caratteristico dell'RNA messaggero. È un vaccino sicuro, efficace, 95% di efficacia vaccinale, quasi il 100% di protezione dalla malattia grave. Io credo che più di questo un vaccino non si possa richiedere, se noi pensiamo che ci vacciniamo annualmente con un vaccino antinfluenzale che non raggiunge il 75-80% di efficacia vaccinale. Quindi il vaccino RNA messaggero è un vaccino veramente efficace. E stante la scarsità di scorte disponibili, abbiamo altri vaccini da utilizzare che sono affiancati a questo, che sono altrettanto buoni, altrettanto interessanti, in particolare l'AstraZeneca, che implica un modello diverso di utilizzazione, una tipologia differente di vaccino, in cui la esibizione della proteina è mediata da un vettore virale che è un adenovirus. Questo è un meccanismo un tantino più complesso, che ha delle implicazioni importanti da un punto di vista anamnestico, cioè qui bisogna lavorare bene nell'anamnesi del paziente per evitare impatti di eventi avversi particolarmente, diciamo, pesanti. Lavorare anamnesticamente significa catalogare, classificare bene il paziente, dire tu puoi fare questo AstraZeneca in sicurezza, oppure tu no, tu è meglio che ti rivolgi ad altra procedura vaccinale, ad altro vaccino. Come sappiamo, abbiamo identificato delle categorie di pazienti che hanno avrebbero un maggiore vantaggio da una vaccinazione con Pfizer per le caratteristiche del vaccino Pfizer. Esiste un elenco di patologie che noi chiamiamo comorbidità, che sono delle copatologie di cui una parte della popolazione potrebbe essere affetta, che devono predisporre alla somministrazione di un vaccino Pfizer anziché di un vaccino AstraZeneca. Questo non tanto per gli eventi avversi, quanto per la maggiore efficacia vaccinale del vaccino Pfizer rispetto al vaccino AstraZeneca, che comunque rimane un vaccino estremamente efficace, che supera l'80%, va direi sull'82-84% di efficacia vaccinale, e che nel 100% dei casi previene dalla malattia grave. E questo ci è indicato con chiarezza da quello che è avvenuto nel Regno Unito, dove la pratica vaccinale estensiva di una singola dose di vaccino AstraZeneca ha prodotto un calo drammatico dell'incidenza dei casi di malattia Covid-19 e soprattutto dei tassi di mortalità, che sono drammaticamente calati. Stavamo vedendo prima appunto un grafico che mostrava come il totale della distribuzione dei vaccini per fornitore vede comunque in testa i vaccini Pfizer, BioNTech, poi AstraZeneca e poi Moderna. Perché hanno cominciato prima quelli Pfizer? Sì. Sì. Quindi, professore, questa demonizzazione di cui è oggetto AstraZeneca in questo periodo, inevitabilmente, questo terrore, ecco, che c'è, si deve scongiurare sostanzialmente. Ma io ritengo che con un'anamnesi eseguita bene, correttamente, con una valutazione a 360 gradi delle caratteristiche di comorbidità del paziente, il vaccino AstraZeneca possa essere effettuato in assoluta sicurezza.
occorre delineare bene le caratteristiche, questo è compito del medico somministratore. Insomma, la medicina si fonda sulla corretta anamnesi. L'anamnesi è l'elemento più importante delle procedure diagnostiche e terapeutiche, quindi nulla di strano che anche in questo caso occorra ricostruire bene le comorbidità e l'anamnesi clinica del paziente. E cosa ci dice invece del vaccino Johnson & Johnson? È un vaccino che sta dimostrando una buona efficacia, per il quale esiste una cospicua letteratura, e è un vaccino che ha un numero di eventi avversi piuttosto basso, molto interessante questo aspetto, una efficacia vaccinale discreta, non buona come Pfizer, ma discreta, ma soprattutto, ancora una volta, un meccanismo importante di prevenzione delle manifestazioni cliniche più gravi. Il che significa che i vaccinati non faranno malattia grave, faranno una malattia subliminale da un punto di vista clinico, e questo consentirà di non appesantire il sistema sanitario regionale con ricoveri che sono tipici della malattia drammatica, grave, importante. E poi c'è il vaccino italiano che è in fase di sperimentazione, il Reitera. Sì, il vaccino Reitera è un vaccino che sta attraversando una fase di sperimentazione piuttosto elaborata, piuttosto complicata. La fase sperimentale è stata curata dall'Istituto Spallanzani di Roma, che sta gestendo la fase di somministrazione, e devo dire che attendiamo con grande interesse i risultati di un vaccino che sarà il nostro vaccino, perché è un vaccino italiano, assolutamente italiano, un vaccino che si presta a un certo interesse, però probabilmente è prematuro. Ci sono stati dei problemi di avvio della fase sperimentale, questo sta comportando un rallentamento dell'immissione sul mercato di questo vaccino. Andiamo a vedere intanto le domande che sono arrivate sulla nostra pagina. Quindi iniziamo dalla domanda di Salvatore Caltabiano. Buonasera Rita, come sempre impeccabile con il tuo appuntamento settimanale con i telespettatori. Grazie Salvatore. Vorrei chiedere la seguente al professore Cacopardo. Sono un commissario su navi da crociera in America e per tornare al lavoro occorre che il mio stato di appartenenza, l'Italia, mi vaccini, se no non posso tornare al mio lavoro e alla mia quotidianità. Cosa posso fare per far valere la mia richiesta? Ho già perso 2 imbarchi a causa della mancanza del vaccino. Certo, questo è un aspetto estremamente importante, perché è interessante che sta ponendo, perché lo spiego. Perché la vaccinazione in Italia è stata svolta con utilizzando a riferimento 2 parametri in successione. Prima quello professionale, partendo dagli operatori sanitari, ai pubblici servizi, eccetera. Poi si è abbandonata la vaccinazione, per professione, si è passata una vaccinazione per età e per comorbidità. È evidente che questo esclude o tiene distante dalla vaccinazione alcune specificità che sono legate ad impegno, impellenze professionali come quelle dell'ascoltatore. Io credo però che in condizioni straordinarie nulla osti alla possibilità di vaccinare, semplicemente ritengo che vada segnalato nei centri vaccinatori la necessità. È evidente che queste persone hanno necessità lavorative che implicano una tempestività nella vaccinazione. Io non avrei dubbi nel somministrare il vaccino a questa persona, anche perché noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che la vaccinazione non è una cosa da limitare a categorie ristrette. La vaccinazione è una cosa che prima o poi, nei tempi variabili, dovrà essere fatta a tutti. L'obiettivo non è quello di vaccinare alcune categorie o alcune età, ma l'obiettivo deve essere quello di vaccinare tutti, perché solo così verremo fuori dal problema Covid.
Sì. Lilli Strazzeri chiede, può la terapia cortisonica inficiare gli effetti del vaccino? Chi assume cortisone deve astenersi dall'assumerlo o rispettare un certo dosaggio prima di poter fare il vaccino? Il cortisone riduce l'efficacia vaccinale, quindi noi normalmente non siamo favorevoli alla contemporanea assunzione di cortisone e alla somministrazione del vaccino. Occorre, laddove possibile, o sospendere per un periodo di tempo che è legato alle caratteristiche farmacocinetiche e quindi all'emivita del cortisone utilizzato. Se un cortisone ha emivita più lunga, la sospensione deve durare più a lungo; se ha emivita più breve, la sospensione può essere fatta per un tempo più breve. E praticamente, se la sospensione totale non è possibile, quantomeno occorre e sarebbe ideale ridurre il dosaggio, perché, ripeto, il vaccino, in quanto il cortisone in quanto immunosoppressore, rende meno efficiente la risposta vaccinale. Abbiamo risposto anche a Lilli Strazzeri. Rosi Lizio invece chiede: volevo chiedere al dottor Cacopardo cosa pensa lui del vaccino AstraZeneca. Questo l'abbiamo già detto dopo tutto il caos creato, quindi. Angelo La Rosa, chiedo al professore se questa campagna di vaccinazione, varianti permettendo, si dovrebbe concludere secondo gli esperti nazionali a settembre. Cosa succederebbe dopo? Bisogna ricominciare da capo come per il vaccino antinfluenzale annuale? È una domanda interessante alla quale rispondo così. Intanto, punto primo, io non credo che la campagna vaccinale finirà a settembre, credo che finirà un pochino dopo. Sì. È sufficiente comunque raggiungere il 70-75% di somministrazione vaccinale alla popolazione per creare una situazione di network, di rete immunologica, immunitaria, difensiva, che non consente al virus la trasmissione e la circolazione. Il virus praticamente si blocca nella sua rete di trasmissione e di circolazione, questo impedisce, spegne la circolazione del virus. Cosa fa il virus una volta spento? È il vero problema. Il virus una volta spento potrebbe estinguersi, prima possibilità, come è avvenuto con la SARS-CoV senza vaccino nella prima fase, quindi potrebbe sparire, esaurirsi con gli ultimi persone, con le ultime persone infettate, trovando una rete di individui non suscettibili. Potrebbe endemizzare, cioè permanere, abbassando la soglia della propria severità clinica, cioè rimanere, ma questo avverrà sul lungo termine, rimanere come virus responsabile di una banale sindrome del raffreddamento, come la maggior parte, direi la quasi totalità dei coronavirus, oppure potrebbe ritornare al serbatoio animale. Se ritorna al serbatoio animale da cui proviene, questo virus potrebbe o persistere nel serbatoio animale e non darci problemi, oppure, come fa il virus influenzale, che ha una circolazione uomo-animale, animale-uomo, potrebbe ritornare a galla. Non è noto dopo quanto tempo. Non è noto perché esiste tutta una serie di componenti che ancora non sono chiare, che sono la durata dell'immunizzazione. Io tranquillizzerei, non credo che l'immunizzazione durerà meno di un anno, credo che durerà ampiamente di più e c'è letteratura interessante in proposito, quindi non credo che ci dovremo rivaccinare ogni anno. Non è noto che effetto faranno le varianti sulla vaccinazione, ma è ovvio che se noi rapidamente vacciniamo la popolazione e raggiungiamo la cosiddetta immunità di gregge, è evidente che la variante non farà in tempo a essere elaborata, la variante che noi chiamiamo escape, cioè la variante virale che sfugge al vaccino, che, ripeto, ancora non c'è, non esiste. Si parlava di... Non so se sono stato chiaro, è un discorso, sì, piuttosto chiarissimo, complesso. Professore. Sì, chiarissimo.
si parlava di raggiungimento di un'immunità di massa entro luglio, ma chiaramente questo termine sembra troppo vicino. Mi pare un'ipotesi ottimistica, dobbiamo arrivare al 70% della popolazione vaccinata. Certo. A nostro vantaggio, però, attenzione, c'è una cosa da dire. Abbiamo due componenti. Una componente sono i soggetti che noi vacciniamo e che acquisiscono un'immunità vaccinale. Un'altra componente, un'altra fetta della popolazione, è quella che è entrata a contatto con il virus e che ha acquisito un'immunità naturale. Se si incontrano queste due componenti, quelli che hanno un'immunità naturale e quelli che hanno l'immunità vaccinale, e si mettono assieme, è possibile che l'immunità di gregge venga raggiunta molto prima di quanto ci aspettiamo. E quindi è possibile che in luglio riusciamo a raggiungerlo. Non so se anche stavolta sono chiaro, è un discorso molto complesso. Lo speriamo, insomma, la capiamo bene, soprattutto perché ci piace questo discorso, quindi speriamo che sia così. E andiamo all'altra domanda, saliamo, ce ne sono diverse. La Spina Elisa, sebbene la vaccinazione rimanga la maniera migliore per debellare il virus, può l'anticorpo monoclonale avere un peso importante nella profilassi del Covid, soprattutto in casi in cui non sia possibile sviluppare anticorpi dopo il vaccino? E quando possiamo sperare in un'immunità di massa per la Sicilia? Questo l'abbiamo detto. No, gli anticorpi monoclonali non hanno un ruolo profilattico. Hanno un ruolo preventivo dell'evoluzione grave della malattia. Quindi somministrati a pazienti predisposti a manifestazioni severe, prevengono l'evoluzione verso queste manifestazioni severe. E ne approfittiamo, professore, per parlare appunto delle terapie monoclonali. Sì, le terapie con anticorpi monoclonali sono terapie che già circolano da tempo in Europa e che finalmente giungono in Italia a ritmo sostenuto. Abbiamo diversi anticorpi monoclonali, non conviene utilizzare un singolo anticorpo monoclonale, ma conviene miscelare gli anticorpi monoclonali creando un vero e proprio cocktail anticorpale proprio per il discorso delle varianti. I cocktail anticorpali che mescolano insieme differenti anticorpi monoclonali funzionano molto bene su quasi tutte, direi tutte le varianti virali più gravi e più spesso responsabili di malattia. E questo anticorpo monoclonale ha una serie di caratteristiche importanti. Si somministra per via endovenosa, anche se esistono e sono in progressivo utilizzo anticorpi monoclonali somministrabili per via intramuscolare, e questi saranno utilizzabili al domicilio con grande semplicità. Non vanno usati sui pazienti gravi ricoverati, non funzionano, dopo 7-10 giorni di malattia smettono di funzionare, quindi vanno usati precocemente. Quest'uso precoce va fatto quando il paziente comincia a manifestare i sintomi, chiede ausilio ai medici, i medici dell'USCA, o i medici di medicina generale, più quelli che questi, i quali identificano delle caratteristiche cliniche e di comorbidità che predispongono a una progressione grave della malattia. Quindi dicono: tu, anche se per ora stai bene, rischi di andare avanti, è meglio che ti fai gli anticorpi monoclonali. Il momento quindi di somministrazione degli anticorpi monoclonali è un momento di non gravità, un momento precoce della storia naturale della malattia. Andiamo all'altra domanda. Valentina Selgi. Ho letto che la Corte Suprema degli USA ha annullato la vaccinazione universale prevista da Bill Gates, Fauci e Big Pharma, perché non sono stati in grado di dimostrare che tutti i loro vaccini negli ultimi 32 anni erano sicuri per la salute pubblica. Inoltre, un gruppo di scienziati e avvocati americani ha affermato che il nuovo vaccino anti-Covid deve essere evitato a tutti i costi, perché a quanto pare modificherebbe a lungo termine
Il patrimonio genetico. La Germania ha sospeso la somministrazione di AstraZeneca in seguito a diversi casi letali. Io ne ho parlato con diversi medici e tutti dicono che bisogna vaccinarsi perché è maggiore il rischio di prendere il Covid. Ma se si rischia di morire vaccinandosi, dove sta il rischio minore? In più non si capisce bene se e per quanto tempo il vaccino avrà copertura. Ok, sulla copertura abbiamo risposto. Sulla copertura abbiamo risposto. Il resto è, diciamo, assolutamente non condivisibile. La Germania ha sospeso AstraZeneca transitoriamente, probabilmente lo reimmetterà modificando alcune caratteristiche della scheda anamnestica dei pazienti, perché ha identificato quegli stessi casi di eventi trombotici in soggetti predisposti, con delle caratteristiche di predisposizione ben precise, ben determinate. Quanto all'attività dei vaccini sul patrimonio genetico, io, per tutta una serie di ragioni scientifiche, che qui sarebbe complesso, magari mi invito la prossima volta, mostro le slides e lo faccio capire, io non sono assolutamente d'accordo. Il patrimonio genetico sta dentro il nucleo, all'interno del DNA, del nostro DNA, e nulla a che fare il materiale genetico degli RNA messaggeri somministrati con la vaccinazione Pfizer con il nostro patrimonio genetico intranucleare, proprio nulla. Che non va, insomma, ad essere intaccato assolutamente. No, no, minimamente. Luisanna Baldini. No, Antonella Miano, scusa. Buonasera, vorrei chiedere al professore se è vero che una persona vaccinata, se dovesse entrare in contatto con il virus, non si ammala, ma può comunque veicolare il virus a un soggetto non vaccinato. Brevemente, per un breve periodo, ma questo lo fanno tutti i vaccini, il vaccino non neutralizza completamente il virus arriva, tende a impiantarsi, poi non riesce a impiantarsi per un breve periodo, che può essere anche di ore. Esiste un minimo di shedding virale. Questo è possibile anche con la vaccinazione antimorbillosa, un minimo di fase di shedding virale. Questo significa che il virus, il programma, il progetto vaccinale non deve servire a impedire che io elimino il virus, perché questo non è impedibile se non sul lungo termine, cioè per brevi periodi questo comunque avverrà. L'obiettivo è quello di creare una rete di persone vaccinate o comunque immunizzate che tenda a spegnere la circolazione del virus, a esaurire la circolazione del virus. Però comunque, appunto, diceva cioè per un breve periodo, perché ad esempio questo argomento è stato portato avanti anche dai Novax, che sostenevano che se comunque appunto si può comunque trasmettere il virus, allora non era necessario vaccinarsi, insomma. No, allora io forse non sono stato chiaro. Sì. Se io creo una rete immunitaria di individui i quali neutralizzano gli effetti del vaccino e lo spengono, esaurendolo all'interno dell'individuo vaccinato, nel quale dopo poche ore il virus si spegne e smette di essere prodotto, il virus piano piano andrà incontro ad esaurimento, si esaurirà come una batteria che si scarica progressivamente. Non so se riesco a rendere l'idea. Ah, ok, sì. Luisanna Baldini. Buonasera dottor Cacopardo, vorrei farle anche una domanda. Chi ha allergie alimentari corre rischi di qualche genere, come magari la comparsa di qualche effetto collaterale più consistente? No, direi di no. Se l'allergia alimentare, come penso, è un'allergia che si manifesta con diarrea, intolleranza intestinale, direi proprio assolutamente di no. Anna Maugeri Russo scrive: se si sa già se il vaccino aiuta a ridurre la diffusione del virus. Senz'altro, sì, l'abbiamo detto, sì. Cinzia Buonaccorso: sarebbe opportuno fare degli accertamenti sierologico, controlli generici prima di sottoporsi al vaccino? Secondo lei i decessi sono legati a questo? Quando si dice vaccino bisogna specificare,
esistono delle caratteristiche che sono legate al vaccino AstraZeneca e in particolare delle caratteristiche di eventi, alcuni eventi avversi di tipo trombotico che sono legate a un'iperaggregazione piastrinica. Infatti c'è un esaurimento delle piastrine, che le piastrine tendono ad aggregarsi in una formazione compatta. E questo evento è caratteristico di alcune condizioni ben precise che sono evidenziabili attraverso un'anamnesi accurata, meglio ancora se attraverso delle indagini ben precise, per esempio lo studio della trombofilia genetica, che è una cosa che molti fanno, molti eseguono preventivamente. E quindi, insomma, sarebbe consigliabile, se si fa l'AstraZeneca, quindi fare. Diciamo che dà un aiuto soprattutto al medico che deve somministrare il vaccino, quale comunque se fa una buona anamnesi può comunque evitare i rischi bene, come dicevo prima. Francesco Maugeri, buonasera. Dopo quanti giorni dalla somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer su anziano si può considerare protetto? Dopo 8-10 giorni dalla seconda dose, il paziente sviluppa una quantità di anticorpi sufficienti a neutralizzare il virus completamente. E poi Angelo La Rosa ci scrive nuovamente: l'emergenza pandemica ha evidenziato lo stato reale delle condizioni del nostro sistema sanitario, specialmente al sud, dove le maggiori restrizioni sono state dettate dalla cronica mancanza di posti letto, specie nella sanità pubblica. Ritiene quindi che sia il caso di sospendere il numero chiuso per le facoltà medico-sanitarie negli Atenei d'Italia, come proposto da più parti? Secondo lei, inoltre, la vaccinazione perché non viene fatta H24 come avviene in molte nazioni per ottenere appunto l'immunità di gregge, come appena detto? Ma la pandemia ha svelato delle situazioni particolari. Per esempio, tutto sommato, se ci riflettete, se andate a vedere i tassi di mortalità, la pandemia ha svelato che il sistema sanitario del Sud forse non era così disastroso come pensavamo, o comunque tanto disastroso. Quello del nord quanto quello del sud, se proprio vogliamo essere pessimisti, perché non, il confronto diciamo che non è stato così impari come credevamo all'inizio della pandemia, no? Vi ricordate, si diceva se colpirà la Sicilia, chissà quanti morti ci saranno, e invece diciamo, se andiamo a confrontare il dato di letalità, il dato di morbilità, insomma, non siamo andati così male. È evidente comunque che il numero di chiuso nelle facoltà di medicina ha progressivo e anche il numero soprattutto di ingressi nelle specializzazioni ha ridotto gli accessi e quindi ha ridotto il numero di medici disponibili. Questo secondo me è un problema sul quale bisogna rimeditare. La pandemia in qualche modo ci ha proposto dei temi che noi davamo per scontati, che invece scontati non erano. Andiamo a vedere adesso dei dati, quelli che appunto sono i dati dei contagi. Attualmente gli attuali positivi sono 565.295 con un incremento di 1.816, dimessi guariti 2.953.377, 110.328 deceduti, totale dei casi fino ad oggi 3.600. 29.000 con un incremento del 21.000 di 21.932. Ecco, questo dato che voi porgete fa ricordare quanto dicevo in precedenza, se ci fa caso. Questi 3 milioni di soggetti che sono venuti a contatto col virus, in qualche modo hanno un'immunità protettiva sviluppata che va ad unirsi ai 3 milioni di individui che hanno ricevuto la vaccinazione completa. Non so se rendo l'idea. Perfetto, quindi Quindi in realtà il numero di protetti, di persone effettivamente protette, non è di 3 milioni,
vaccinati con la seconda dose, ma è di 6 milioni e passa, quasi 7 milioni. Quindi in realtà c'è questo effetto di immunità naturale, immunità vaccinale, che si imbricano assieme, costituendo il network di cui parlavo prima. E attualmente appunto questo, sì, questo invece è un altro grafico che riguarda sempre l'Italia. Al 2 aprile nuovi positivi sono 21.932, decessi 481, ricoverati meno 245, terapie intensive più 23. Sono dei dati positivi, professore, quindi insomma, a livello attualmente nei reparti, insomma, come siamo messi appunto? Ma io devo dire che la pressione di casi di polmonite è, almeno in questo momento, in riduzione. Quindi questa incidenza di nuovi casi in realtà non preme sul sistema sanitario regionale, almeno l'impressione del mio osservatorio, che è un reparto di 40 posti letto, e dall'osservatorio, diciamo, dell'ospedale a cui appartengo, che è l'ospedale Garibaldi, mi consente di dire che c'è una riduzione significativa della pressione clinica in termini ricoverati. Che poi ci sia un'incidenza di casi, questo è un altro dato, ma ricordo a tutti che c'è una sfasatura temporale, sì, fra l'incidenza dei casi e l'incidenza dei ricoverati. Cioè, io prima mi infetto, delineo, dimostro, documento la mia positività, dopo 7-10 giorni rischio di ricoverarmi perché la malattia si è aggravata, quindi c'è una sfasatura. Quindi io non posso escludere che fra 10-15 giorni, speriamo di no, non sia mai, la pressione sul sistema sanitario regionale tenderà nuovamente ad alzarsi. Io spero molto nella rapidità. Ma insomma, non è, cioè, non lo prevede comunque, non, cioè, insomma, non, finora i dati non lasciano immaginare questa. I dati non lo lasciano immaginare, però scaramanticamente io mi mantengo su posizioni silenziose. Sì. Marinella Fiume scrive: salve professore, ma solo su AstraZeneca questi sospetti? E poi Anna Maugeri Russo scrive: quali esami è consigliabile fare precisamente prima di sottoporsi ad AstraZeneca? Può specificare meglio che esami fare? Ma io ho detto lo studio della trombofilia genetica, l'omocisteina, un Doppler vascolare per stabilire se c'è una predisposizione vascolare ad eventi trombotici, un emocromo, un didimero, diciamo, gli esami non mancano da fare prima. Non sempre utilissimo, diciamo che dà un'informazione in più al medico vaccinatore, quindi secondo me potrebbe essere una cosa aggiuntiva utile quando si fa AstraZeneca. Non è strettamente necessario, però non è strettamente necessario. E per quanto l'altra domanda qual era? Marinella Fiume scriveva: ma solo su AstraZeneca questi sospetti? No, tutti i vaccini hanno una collateralità in termini di eventi avversi. AstraZeneca, diciamo, ha documentato questa associazione con eventi trombotici, in particolare condizioni, e con iperaggregabilità piastrinica, e quindi ha assunto una visibilità mediatica perché ci sono stati dei casi, diciamo, in cui l'associazione era pesantemente presente. E ripeto, questa situazione, la trombosi, alcuni esempi trombotici da iperaggregabilità piastrinica. E devo dire che anche gli altri vaccini possono dare degli eventi avversi, da ipersensibilità, da allergia, episodi febbrili, episodi di astenia muscolare, delle nevriti, encefalopatie post-vaccinali, ma sono eventi così rari, così infrequenti, che dal balance, dal bilancio dei costi e dei benefici, diciamo, non c'è dubbio che i benefici siano molto maggiori. E poi Sandra Rapisarda scrive: buonasera professore, volevo chiederle, chi ha avuto allergie verso antinfiammatori o antibiotici, se può fare il vaccino? Ma secondo me il vaccino lo può fare tranquillamente,
soprattutto se le allergie non sono state allergie gravi, tipo angioedemi, edemi di Quinck, shock anafilattici o cose, diciamo, edemi della glottide o cose estremamente drammatiche. Questi, se abbiamo avuto macchie rosse o diarrea, ripeto, manifestazioni minori, la vaccinazione può essere fatta in tutta serenità. Eventualmente può essere utile una premedicazione con antistaminici, come si è soliti fare nei soggetti con diatesi allergiche. E poi abbiamo ancora un'altra domanda, mi pare. Sì, Luisa La Spina, il siero iperimmune, che risultati ha dato nella sua esperienza? Il plasma iperimmune. Il plasma iperimmune, diciamo, ha dato un contributo non formidabile, però un minimo contributo. Secondo me funziona il cocktail terapeutico, cioè il plasma iperimmune usato da solo non dà vantaggi, ma questo è un concetto difficile da fare capire, soprattutto alle istituzioni sanitarie. I pazienti trattati con, su più target, cioè su più bersagli del virus, su più bersagli dell'infiammazione, contemporaneamente con più farmaci, sono quelli che vanno meglio. E ci sono appunto dei farmaci che poi si sono rivelati efficaci? Ma i farmaci si sono rivelati efficaci e non efficaci, nel senso che alcuni farmaci che noi, i farmaci tipici dello standard of care, cioè dello standard di cura, sono il cortisone e l'eparina, stop. Poi c'è una serie di farmaci accessori che piano piano le istituzioni, gli enti regolatori stanno tendendo a bocciare tutti per motivi che mi sfuggono in una situazione pandemica e che capirei meglio in una situazione, diciamo, ordinaria, quale non c'è in questo momento. E sono tutta una serie di farmaci all'azione antivirale o antinfiammatoria che secondo me applicati in contemporanea, in simultanea, danno un beneficio al paziente. Se utilizzati contemporaneamente più farmaci su più target, su più bersagli, abbiamo la possibilità di rendere la malattia meno grave, quando la malattia è grave. Quando la malattia non è grave, facciamo gli anticorpi monoclonali e la malattia non peggiora. Il problema è quando la malattia è già grave. Sì. In quel momento fare cortisone ed eparina da solo aiuta, ma non, spesso non è sufficiente a salvare la vita del paziente. Andiamo a vedere un altro grafico che riguarda sempre le somministrazioni dei vaccini, appunto per fasce d'età. Vediamo che sono 3 milioni, sì, più di 3 milioni sono stati vaccinati tra 80 e 89 anni, poi a seguire 50-59 anni, insomma, e poi a seguire gli altri. Insomma, questo per dire che appunto da noi insomma, è la, soprattutto il criterio fascia d'età e poi appunto gli operatori sanitari, quelli che sono stati vaccinati prima. Noterà che 2 milioni di donne in più degli uomini sono state vaccinate. Sì, sì, beh, questo credo. Beh, perché ci sono più donne, probabilmente. Infatti, probabilmente siamo un po' di più. Giuseppe Faro chiede, con l'esperienza di un anno e secondo la sua esperienza di medico, chi non ha contratto il virus ha delle caratteristiche particolari sul proprio organismo? È difficile da dire ora. Secondo me è una cosa sulla quale potrò dare una risposta più avanti, quando avremo elaborato i dati. Per ora siamo in piena battaglia, è difficile fare queste valutazioni, che funzionano meglio se fatte ex post. E vabbè, poi vediamo anche un altro grafico, insomma ne abbiamo già parlato, appunto vediamo che le somministrazioni per categorie sono state ovviamente over 80 di più, e poi operatori sanitari e sociosanitari, insomma personale sanitario, in minor misura le forze armate, poi personale scolastico e altro.
Professore, c'è in questo periodo, possiamo dire, cioè risultano svantaggiati tutti gli altri, tutti gli affetti, insomma, dalle altre patologie che comunque continuano ad esserci? Questo è un importante problema. È legato all'organizzazione sanitaria che protesa a fronteggiare Covid. Covid, diciamo, che ha occupato degli spazi sia strutturali sia in termini di risorse umane, degli spazi che normalmente erano destinati alla gestione delle altre patologie. Io credo che qui conta l'organizzazione interna. Per esempio il Garibaldi credo che abbia lavorato piuttosto bene, abbia mantenuto un buon standard di cure e di assistenza anche nei confronti dei pazienti non Covid. Quindi da questo punto di vista io mi dichiaro assolutamente soddisfatto. È inevitabile che in una fase pandemica con tassi di mortalità così alti, concentrati solo su un agente infettivo, è inevitabile che qualcosa si perda in termini di efficacia terapeutica sulle altre malattie. Qua quello che conta molto è l'organizzazione interna delle singole strutture dei singoli nosocomi. Ogni nosocomio, ogni ospedale deve sapere organizzare la propria fase di terapia delle altre malattie non Covid in maniera efficace, mantenendo una difesa anti-Covid potente. Marinella Fiume aggiunge in risposta a quello che ha detto sulle donne: non credo, credo invece che le donne siano meno facili a lasciarsi condizionare da informazioni errate e fake sui vaccini come sul resto. Sarà che sono più intelligenti? Sì, no, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio, sono molto intelligenti. Non credo tutte allo stesso modo, ci saranno alcune più intelligenti, altre meno. Sicuramente. Grazie a Giuffrida. Buonasera professore, ipertensione e manifestazioni allergiche con shock anafilattico sono cause di preoccupazione per chi vuole fare il vaccino? Se sì, quale vaccino sarebbe maggiormente consigliabile? L'ipertensione non è una causa di preoccupazione, salvo che non sia una ipertensione instabile rispetto all'AstraZeneca. Se è un'ipertensione difficile da controllare, non stabile, non stabilizzata alla terapia, è preferibile fare una vaccinazione Pfizer. I soggetti con shock anafilattico pregresso, diciamo, sono esposti a un margine di rischio potenziale con tutti i vaccini, quindi secondo me è bene che vengano vaccinati con una premedicazione con antistaminici e in presenza di un rianimatore. Noi, almeno in questi casi, ci facciamo affiancare da un rianimatore e vacciniamo in sicurezza in presenza di un rianimatore. Sarebbe dunque, insomma, preferibile che un anestesista, comunque un medico anestesista o rianimatore... Quando c'è il soggetto con un rischio anafilattico precedente. E ultima domanda per Francesco Maugeri, scrive: i medici curanti sanno già il protocollo da seguire in caso di malattia per evitare l'ospedalizzazione? Ma se per protocollo si intende gli anticorpi monoclonali di cui parlavo prima, sì. Suppongo di sì. Sì. E poi Lilli Strazzeri, dovrebbero i caregivers essere vaccinati alla pari delle persone che assistono facenti parte delle fasce vulnerabili? Sì, certo, ma normalmente lo sono. Vengono vaccinati, sì. Caregivers. Sì. E grazie a Giuffrida, la ringrazio appunto per la risposta esaustiva e chiara. In chiusura, professore, andiamo a commentare anche una notizia che, insomma, in questi giorni ha destato abbastanza scalpore, cioè l'incidente di lavorazione in un impianto di Baltimora, per cui sono stati rovinate 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson. Ma certo, non è una notizia che mi riempie di felicità. Devo dire però che con i sistemi di produzione attuali, moderni, che esistono,
le quantità di vaccini prodotti quotidianamente da un'azienda sono spaventosamente alte. Quindi credo che questa carenza prodotta dall'errore del laboratorio possa essere in qualche modo recuperata dalla modernità degli impianti di produzione. E quindi in chiusura, professore, diciamo, quindi attualmente comunque si sta di nuovo accelerando con la vaccinazione da noi, si continuerà così secondo le sue previsioni e quindi insomma il ministro parlava di una vaccinazione completa, vabbè l'abbiamo detto all'inizio in estate, però insomma lei pensa appunto che slitterà un po', però insomma si sta procedendo quindi bene. Ma guardi, l'organizzazione vaccinale in termini strutturali di risorse umane impiegate è un'organizzazione estremamente efficace. Se noi ci dessero 70 milioni di vaccini, vaccineremmo 70 milioni di persone senza colpo ferire. Il problema è la disponibilità dei vaccini, e questo è il reale problema. Quindi quello su cui bisogna lavorare è la disponibilità di vaccini. Se avremo i vaccini, vaccineremo tutti. Certo. Professore, noi la ringraziamo per l'estrema chiarezza e per essere sempre esaustivo, appunto aver risposto pazientemente a tutti quanti i nostri ascoltatori. E, insomma, la ritroveremo magari per spiegare più nel dettaglio altri aspetti e speriamo, come sempre, che le notizie siano sempre migliori andando avanti, esattamente. Grazie al professor Bruno Cacofardo, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Le auguriamo buon lavoro a lei, come sempre, a tutto lo staff, e le facciamo tanti auguri di buona Pasqua. Grazie, auguri a lei e a tutti gli spettatori. Grazie. Bene, questo è il professore Cacofardo, tanto atteso, che appunto ha risposto in maniera esaustiva a tutte le domande, era il nostro ultimo ospite. E, in chiusura andiamo a parlare anche di una bella iniziativa che è stata portata avanti dalla FIDAPA di Fiume Freddo di Sicilia. Infatti domenica scorsa le socie della sezione FIDAPA di Fiume Freddo si sono riunite in preghiera, chiedendo a Padre Carmelo di Costa la celebrazione di una santa messa presso la parrocchia Maria Santissima Immacolata di Fiume Freddo di Sicilia, in memoria di tutte le vittime di Covid-19. La presidente della FIDAPA, Rosa Maria Lizio, ha colto l'occasione per augurare alle socie intervenute una Pasqua di pace e serenità e speranza. Le socie della sezione inoltre hanno aderito ad un'altra iniziativa, quella Teleton, acquistando delle uova di cioccolato, il cui ricavato andrà a sostegno della ricerca. Vediamo scorrere appunto le foto delle socie della FIDAPA di Fiume Freddo di Sicilia con l'uovo e la maglietta Teleton. E salutiamo in questo modo anche la FIDAPA di Fiume Freddo di Sicilia, le tante iniziative portate avanti dalle attivissime socie della FIDAPA, e facciamo loro in questo modo tanti auguri di buona Pasqua. Intanto ci arrivano anche gli auguri dei nostri utenti, i nostri ascoltatori, e sono gli auguri che noi rivolgiamo a voi. Vi ringraziamo come sempre di seguirci puntualmente ogni settimana e quindi non mi resta che augurarvi buona Pasqua da parte della redazione del punto.web, da parte di GS Produzioni Video e da parte di 01 TV. Nello specifico io come sempre ringrazio Giuseppe Faro, la regia di Salvo Faro e Giuseppe Le Cause per 01 TV appunto. Grazie a voi soprattutto di interagire sempre con noi e auguri a tutti. Buon fine settimana e buona Pasqua.